Servizio straordinario di controllo del territorio nel rione Piano Napoli a Bosco Trecase e nei rioni Provolera e Peniniello a Torre Annunziata. In azione ieri gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza. Nel corso dell'attività sono state identificate 79 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, controllati 45 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 3 violazioni del codice della strada. I poliziotti hanno sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, in quanto trovata in possesso di circa 6 grammi di marijuana. Inoltre, i finanzieri hanno controllato un uomo a bordo di un motoveicolo, rinvenendo nel vano sottosella 7 stecche di sigarette prive del marchio del Monopolio di Stato per un peso di 1,5 kg, e lo hanno denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, mentre lo scooter è stato sequestrato.